Assessore, questa mattina un comitato ristretto della conferenza dei sindaci si riunirà per parlare del punto nascita di Sanremo e dello spostamento del reparto di Imperia a Sanremo, una decisione che in realtà nasce da molto lontano. Sì, sono decisioni che nascono da molto lontano, che ad oggi devo dire si sono un attimino fermate, stante la richiesta dell'assessore regionale Sonia Viale di fare un'analisi più concreta di tutta la visione ASL 1 e di tutta la regione. Quindi a oggi la situazione è leggermente ferma, ma quello che a me conta di dire è questo, che se partiamo da un discorso di riorganizzazione dei presidi, cosa che è nata dall'ASL, che ha identificato il presidio di Imperia come presidio dell'elezione, Sanremo come presidio dell'emergenza e Bordighera per il post-acuzio e riabilitazione, ecco che da qui nasce tutto questo discorso dei vari spostamenti per rendere operativa questa decisione organizzativa. Un punto nascita è quello di Sanremo che mira ad avere almeno 1.000 nati all'anno. No, nel senso che l'analisi dei nati all'anno in tutta l'ASL 1 imperiese vede circa 1.300 nati all'anno, suddivisi attualmente con un 670 a Imperia, nel punto nascite Imperia, e circa 620 nel punto nascite a Sanremo. L'organizzazione aziendale dell'ASL, proprio in ottemperanza a questo discorso dei vari presidi, prevederebbe un unico punto nascite e da collocarlo sul centro di Sanremo. Un unico punto nascita perché a oggi come oggi la normativa nazionale prevede che un punto nascita debba avere almeno 500 nati e qui sia Imperia che Sanremo ci sono. Ma gli indirizzi ministeriali porterebbero a pensare che il punto nascita dovrebbe avere almeno 1.000 parti e quindi né Sanremo né Imperia potrebbero essere adeguati. Mi si può pensare, vabbè, allora facciamo un unico punto nascita Imperia, ma ecco che Sanremo è deputato all'emergenza, Sanremo è baricentrica e da un'analisi dei nati sul territorio risulta molto più ampio il numero dei nati che provengono da Sanremo e da Ventimiglia che non da Imperia e dalla Valle Cervo, Diano Marina e quant'altro. Questo è un po' l'ottica. Vero anche è che si dice che sono stati spesi tanti soldi per il punto nascita di Imperia e che quindi è uno spreco di denari pubblici. Sotto un certo profilo la cosa è anche vera, ma bisogna analizzare i motivi e bisogna analizzare veramente i fondamenti di questo discorso. L'allestimento del nuovo punto nascita di Imperia nasce da una delibera vecchia di 8-10 anni. La tempistica burocratica anche delle ASL è piuttosto lunga e farraginosa come quella dei comuni, purtroppo, e solo ad oggi si riesce a concretizzare questa delibera di 8-10 anni fa che prevedeva l'adeguamento del punto nascita per renderlo, metterlo in sicurezza. Era nato proprio con questo profilo. Negli anni scorsi, 8-10 anni fa, 800 erano i nati nella provincia nel punto nascita di Imperia e occorreva mettere in sicurezza questo reparto. Ed ecco che sono state fatte tutte queste nuove strutture per creare questo. Oggi i nati sono ridotti, sono 670 circa. È altrettanto vero, occorre dire che se eventualmente dovesse esserci questo spostamento di un unico punto nascita fondendo Imperia con Sanremo e portare a Sanremo il punto nascita, non ci sarebbe uno spreco di denari pubblici perché le sale operatorie che sono state create per le nascite potrebbero essere collocate e riutilizzate per altre strutture. Le attrezzature che sono state acquistate per creare questo nuovo punto nascita a Imperia potrebbero essere riportate nel nuovo punto nascita. Quindi, come potete immaginare, le dinamiche sono un po' diverse da come sono state presentate. Anche la quantificazione dei soldi investiti è sicuramente ridotta rispetto a quello che sono stati enunciati nei tempi. Però non è compito mio stare qui a discutere queste cose perché il direttore generale dell'ASL meglio di me saprà dirvi quali sono i costi.